Come si potrà notare dalla mia folta barba e soprattutto dai chili in più, quello che state per vedere è un video vecchio che sono riuscito a recuperare da hard disk ormai bruciati. Buona visione. E spegniti! Salve a tutti fan della natura, io sono King Elgar, massimo esperto di natura su YouTube, ma questo ormai lo sapete benissimo. E se mi seguite, sapete anche che lo scorso 20 marzo, una domenica, con Lento TV ho fatto una live sul canale di ZooSparkle parlando di entomofagia. Una live bellissima che è andata davvero davvero bene, siete stati davvero in tanti e ci ha fatto piacere. Ci siamo divertiti, è stato bello essere con cucina Condì e sentire i vostri pareri, le vostre opinioni, leggere i vostri commenti e parlare con voi di questo argomento molto molto interessante. Diciamo che è andato tutto bene, tranne una cosa, ovvero il momento clou, il momento degli assaggi, almeno per quanto riguarda la mia webcam e la mia connessione. Infatti era molto tormentata la mia connessione, andava abbastanza lenta, nonostante avessi cambiato casa con un'altra connessione, però è andata così. Infatti molti di voi mi hanno chiesto, pensavamo di vedere un po' meglio gli insetti, eccetera, eccetera. Allora cosa ho deciso di fare? Ho deciso di rifare un video di assaggio, senza parlare assolutamente di entomofagia, perché se volete la trovate o in descrizione, la trovate sul canale ZooSparkle, sapete dove trovarla, quindi riprendetevela, prendetevi appunti, molti di voi hanno preso appunti. Quindi partiamo. Faccio un altro assaggio, faccio un'altra prova di assaggio, purtroppo non sarà spontaneo questa volta perché li conosco già i gusti, però almeno si vedranno bene gli insetti che mangerò. E partiamo assolutamente con il primo insetto che ho provato in live, che era l'insetto più difficile, un insetto straordinario anche da mangiare, un po' difficile, ovvero questa, la larva del bambù. Larva del bambù, molto gigante, molto molto grossa, che in live penso di aver sbagliato a mangiare perché ho staccato un pezzo e ho cominciato a masticare e non finivo più. In realtà adesso prendo un pezzo di larva già aperta, tanto per non sprecare quella lì. In realtà questo è un pezzo di testa e in realtà il concetto è che è la polpa che è molto buona. Infatti bisogna tenerla con i denti e succhiarla. Questo non so cosa sia, lo lasciamo lì. Vogliamo succhiarla. Dire la verità, la larva, come ho detto in live, non mi è piaciuta tantissimo. Oddio, non fa schifo, però ha un gusto un po' particolare, un gusto formaggioso, un po' di legno. Ovviamente una larva di bambù sta dentro il legno, forse può sapere anche di bambù, non so che gusto abbia il bambù. Boh, non mi ha ispirato tantissimo, non le mangerei in quantità industriale, forse non diventerà mai il mio piatto preferito, però è un'esperienza che ci tenevo a fare, ero molto curioso fino al tempo e boh, fatta. Se volete iniziare con a mangiare insetti, magari io non consiglierei di iniziare con la larva del bambù, che tra l'altro qualcuno ha detto che può sembrare un preservativo usato. Sì, può sembrare un preservativo usato. Volete iniziare a mangiare insetti? Ecco che cosa consiglio. Consiglio questi, che sono grilli cotti disidratati con sale. Un alimento semplice, uno snack interessante, uno snack molto molto gustoso. Infatti si tratta di semplici grilli, ovvero acheta domestica, di facilissimo allevamento. Io li allevavo per le mie bombine orientalis, delle rane da acquaterrario. Si inizia con una manciata di grilli, loro si riproducono e si sono riprodotti così bene a casa mia che addirittura ho avuto li ho persi un po' in giro qualche volta, qualche grillo è ancora in casa per la gioia della mia ragazza, per la gioia di mia mamma. E crocchiano, sono deliziosi e si fanno mangiare. Bisogna solo stare attenti alle zampine che se ne perdono un bel po' e si perdono un po' di zampine e si infilano nei denti, ti vanno in gola, prima
Avevo già girato tutto questo video, però mi stavo per stozzare, sono dovuto andare in bagno a bere. Vampina. Però si sputa. Come ho detto anche nella live, se si sputa i semi di anguria, perché non sputare zampine di grilli? Che qual è il gusto? Avevo detto patatina, popcorn. Pensandoci bene, più pistacchio. Sanno di pistacchio, sono proprio buoni, buoni. E come ho detto, li consiglierei uno snack veloce davanti alla TV, al cinema o anche per strada. Mangiamo patatine, no, mangiamo grilli salati. E boh, niente, sono gustosi, sono buoni, e sono buoni anche sulla pizza. Sulla pizza salamino piccante. Ale, l'ultimo pezzo di pizza che avevo l'ho messo sul salamino piccante fine live, mentre ascoltavo le ultime gli ultimi interventi dei ragazzi. È una delizia proprio. Ok, questi sono snack, stiamo iniziando, sono proprio gli inizi, ma si parte sempre dal piccolo. Sarebbe davvero bello provare tutto questo, sia le larve, sia i grilli, o anche le cavallette, gli scorpioni, tutto quello che abbiamo provato tutto in live, in un vero piatto, dei piatti, un menù, una cucina un po' più elaborata, che sicuramente sarà buono, perché anche solo gli spiedini fritti, spiedini al forno, di cavallette o di larve, secondo me sono eccezionali, se no nessuno li mangerebbe, invece li mangiano la maggior parte del mondo. Con questo io vi saluto, grazie di avermi seguito, come al solito io vi lascio in descrizione tutti i miei social, ma sapete, su Facebook sono più attivo e anche su Instagram, quindi seguitemi e lì scoprirete anche cose che non pubblico ovviamente su YouTube, che non posso, che non riesco a pubblicare su YouTube. Un saluto a tutti, continuate sempre ad amare la natura, mangiatevi qualche insetto, provate, che cosa vi costa? Niente, chiudete gli occhi, wow. Pistacchi proteici. Vampina. Però si sputa.